Cominciamo a salutare i nostri amici, che noi stimoliamo il dialogo. Vi ricordo che esistono anche i Supergrazie, un caffè ogni tanto. Battute a parte, FB dice sempre lo stesso modulo, ma i miracoli ama la Juve. Ciao ragazzi, sono sempre fiducioso e paziente sul progetto Motta. Fedora, buon pomeriggio, e c'è Massimo Armanno che dice ciao amici, io dall'FC Elcano mi aspetto più nulla. Andrea, approccio con estremo disinteresse. Giampiero, buon pomeriggio. Elcano ormai è fiscalmente olandese. Lo dice Andrea. Pasquale, incrociamo le dita. Matte Gold, ci vorrebbe zigzi. Ci vorrebbero tante cose. In realtà se ne discute con anche, come dire, un po' di disillusione di fondo, perché forse ci aspettavamo qualcosa in più da questa Juventus. E qualche dubbio può venire, mi dicevi prima di entrare in onda, anche su Vlaovic, no Ezio? Sì, tra l'altro, dato che ieri era il compleanno della Della Juventus, Juventus, io certo. non mi sarei aspettato due righe, cioè due righe, due parole, magari anche solo imparate a memoria, scritte da altri, da parte di John Elkann, che invece se ne è allegramente stropicciato. E questo non l'ho trovato, l'ho trovato abbastanza disarmonico, ecco, rispetto a quello che invece è stata la partecipazione esterna. Beh, sì, guarda, io comincio a maturare l'idea che anzi, ho quest'idea di fondo, Massimo, che a volte ci sono giocatori che, pur essendo grandi giocatori, non sono giocatori da Juve. Cioè, non tutti i grandi giocatori vanno bene in tutti gli ambienti. Di dimostrazioni all'uopo, né il calcio ne ridonda. E quindi comincio a pensare, a dubitare non tanto delle qualità di Vlaovic, quanto del fatto che anche per l'ambiente che gli si è creato ormai intorno, perché diciamocelo francamente, Massimo, anche se Vlaovic concludesse la stagione con 30 reti al proprio attivo, e quindi con un bottino molto importante, no? Sì. In ogni caso non sarebbe comunque considerato un non idoneo. Ecco, il dubbio che possa non essere idoneo da qualche parte della mia mente comincia ad insinuarsi. È però altrettanto vero che insomma, non in giro per l'Europa e per il mondo, di gente che segni di più, che costi di meno, A vederne, certo. faccio fatica ad individuarla. E quindi forse sarebbe il caso di coccolarlo un po' di più questo giocatore, di dargli un po' di fiducia, perché è vero che tutti i veri discorsi sul professionismo, su questa gente che al posto del cuore al salvadanaio. E invece è pur vero che lo sappiamo tutti, perché tutti abbiamo lavorato in contesti diversi, conosciamo tutti la differenza tra l'essere in un posto dove ti senti apprezzato, dove godi della fiducia, oppure in posti dove comunque per bene che fai non va comunque mai bene. E quindi, almeno finché sarà con noi, insomma, cerchiamo di tutelarlo, anche perché tanto giocare a distruggere i calciatori non mi pare che faccia il bene della Juventus, Non è il Massimo. massimo, insomma. Allora, Francesco ci saluta, Motta testardo, non mette mai i migliori da subito. Perché sperimentare ancora? Prenditi il risultato, poi cambia partita in corso. Perché mai un 4-3-3? Perché mai un 4-3-3? Ama i miracoli, ama la Juve, Ezio, secondo te ci potrà essere una rimonta come nel 2015, anche se non è la stessa squadra del tempo, eravamo a 12 dalla prima.
Salutiamo Col 65, FB. Comunque anche Platini ha fatto fatica i primi 6 mesi, lo dico per Douglas Luiz. Andrea, ma è vera la notizia che Douglas ha problemi psicologici, ha paura di giocare? Ermanno, chi è degno della Juve nell'attuale rosa? Bremer e chi altro? Massimo Giuntoli, responsabile di aver costruito questa Juve con una punta sola. Elzio che dice oggi perdiamo di nuovo 3-1, speriamo di no. Luciano dice cosa volete pretendere dal Xni Coniglio e il Can? La mia idea è che sia interista. Io, Massimo, Sì. per rispondere a qualcuno, perché poi non me le ricordo tutte, Sì, no, non so 4-3-3. se Douglas Luiz abbia problemi psicologici. Questa è una voce messa in giro da un tuo, tra virgolette, carissimo ex collega. Mentre invece rispondendo a chi mi chiedeva se è possibile una rimonta tipo quella del 2015, io sinceramente e anche amaramente dico di no. E dico di no perché questa squadra estremamente giovane è soggetta, ma proprio naturalmente, ad essere suscettibile di alti e bassi, non solo da una partita all'altra o da un piccolo numero di partite ad altre, ma anche nell'ambito della stessa partita. In questo momento questa squadra non può garantire alcun tipo di continuità e la continuità è l'elemento fondante, la testata d'angolo sulla quale si costruiscono i campionati vincenti. E sai che però c'è la domanda o meglio, la questione, Tizio, Caio, Sempronio sono da Juve. Tutti sono da Juve, nessuno è da Juve. Gli allenatori possono essere da Juventus, i calciatori possono essere da Juventus, ma possono essere anche dei fallimenti, perché alla fine questo è un club assolutamente originale, passatemi il termine, per cui devi entrare in una mentalità da Juve. E soprattutto a qualcuno potrà sembrare molto strano, ma la maglia pesa parecchio, devi essere un grande incosciente o un grande talento. Andiamo ancora avanti, Alessandro, buon pomeriggio, io guardo tutte le conferenze stampa di Motta e non ho ancora sentito dire che è ora di vincere, cosa ne pensate? Ma caro Alessandro, sono stati chiari, nessuno ha parlato di vincere, ma hanno parlato, se uno sta attento a quello che dicono, di competitività, non di vittoria a ogni costo, quella non c'è più. Secondo voi giocare con un 4-4-2, tanto Vincenzo fa un pronostico un po' negativo, 2-0 per l'Udinese. Maurizio, buongiorno, Massimo Alessio, secondo voi giocare con un 4-4-2 con un rombo di centrocampo non sarebbe una soluzione, Ezio? Sì, potrebbe essere una soluzione. Io però voglio fare un passo indietro perché voglio ricordare che quando si è deciso di cambiare tanto, lo si è deciso perché era necessario cambiare, era ineludibile cambiare, non si poteva andare avanti in quel modo, che non è rivalutabile da nessun risultato oggi negativo. Poi, però, quante volte abbiamo anche detto, quando si cambia, anche quando è obbligatorio, cambiare, intanto se non si cambia non si può sperare di migliorare. Però è anche vero che non sempre quando si cambia, automaticamente si migliora. In questo momento io trovo assai precoce stabilire che il nuovo direttore sportivo, il nuovo allenatore, qualche nuovo giocatore siano tutti spazzatura. È troppo presto. Può darsi che lo siano, ma questo lo sapremo solo al tramonto o perlomeno lì vicino della stagione, quando avremo davvero elementi molto, molto più probanti, concreti, numerosi, per poter esperire un giudizio più fondato. Oggi
I giudizi che vengono espressi sono sostanzialmente tutti di pancia, perché tutti si aspettavano la magia, il miracolo, vale a dire ti hanno riesumato da 3 metri sottoterra e ti hanno trasformato immediatamente in un meraviglioso unicorno. Purtroppo non è così. Eravamo deiezione di cane. E adesso vedremo che cosa, non sappiamo nemmeno che cosa siamo adesso o che cosa sinceramente possiamo diventare, anche se in queste partite ufficiali qualche squarcio di futuro, qualche motivo per essere molto fiduciosi l'abbiamo Ho avuto. visto, certo. E quindi e concludo e dico, per quanto possa essere noioso, per quanto possa essere ripetitivo, dobbiamo armarci di santa pazienza, anche perché tanto non è che si possa fare diversamente. Ah A me no, fa ridere chi assolutamente, dice adesso io ho finito la pazienza. Allora la mia domanda è, e allora hai finito la pazienza e cosa fai? Vai a bussare alla porta della Juventus e dici, guardate, io ho finito la pazienza. Cerchiamo di la essere. risposta te ne do ancora un po'. Sentiamo un vocale. No, te ne diamo ancora un po' di pazienza se vuoi, te la regaliamo. Sentiamo un vocale. Ciao Ezio Massimo, sono Antonio d'Ancona. A Ciao Antonio. proposito di Vlahovic, io non mi sento minimamente in grado di dare la colpa a lui per quello che sta succedendo nella Juventus, a parte il gol sbagliato da 1 metro davanti alla porta, perché non gli arrivano minimamente palle giocabili o perlomeno arrivano palle da centravanti una volta o due a partita. I cross vengono fatti dalla tre quarti di campo e non da fondo campo. Quindi da tre quarti di campo si favoriscono i difensori nel fare i cross, mentre da fondo campo si favorirebbero gli attaccanti a fare i cross. E questa cosa non avviene. Quindi lui non ha colpe di questo genere, lui ha colpa di essere un centravanti d'area. E se Motta non lo voleva, visto che lo conosceva benissimo, poteva tranquillamente dire: date via Vlahovic e con 40 milioni Dai, prendetevi c'è un vocale, un Zirkzee. Ciao attimo. Max, ciao Ciao. Ezio, siete stupendi tutti e due, vi Grazie. seguo sempre, mi fate stare bene quando commentate le Grazie. partite, diciamo che mi piacete tanto. Allora, il fatto che lui continua a cambiare formazioni, secondo me, da una parte può essere anche uno sbaglio, però lui giustamente deve vedere chi è che sta meglio negli allenamenti, eccetera, eccetera, e prima o poi la metterà a una formazione tipo, perché non Forte. è questo signor Allegri imbarazzante, questo è un ottimo allenatore, è un ottimo prospetto Thiago Motta. Perché lui ha le idee chiare, secondo me, si vede. Il problema è che deve incuccare nella testa non dei trentenni, sono dei ragazzi. Quindi bisogna dargli una mentalità a questi ragazzi qua che secondo me prima o poi ci riuscirà. Certo che più passano le giornate, più i punti se ne vanno. Qua bisogna, oggi come oggi, bisogna solo vincere. Però nel frattempo dovrà mettergli qualcosa nella testa sti ragazzi qua, perché poi secondo me il meglio lo vedremo più avanti, solo che adesso bisogna avere un po' di pazienza, anche se oggi in una maniera più assoluta bisogna vincere. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao, grazie a te. No, la pazienza. Spiegatemi perché dice Skech togliere con sei salve e tenere ancora Locatelli. Ma giocherà Danilo stasera? Cioè, la domanda è questa. Cristian, io rimango Ma no. dell'idea che con un 4-3-3 oppure un 4-3-2-1 oppure un 4-4-2 puro, perché con Loca e Coppa in mezzo una volta in forma, voi che ne dite? Prego, Ezio. Io dico che intanto non è che la buona sorte ci abbia sorriso, perché molti dei nuovi arrivati che avrebbero dovuto cambiare in meglio il volto della squadra allo stato attuale hanno dato esattamente nulla, partendo dal presupposto che comunque c'era già da prima la consapevolezza che non erano fuori classe consacrati.
Per cui c'è cosa cioè, succede che perdiamo uno dei migliori centrali del mondo, quindi non uno qualunque, che per sua natura è insostituibile. Così come sfortunatamente perdiamo con Mainz per questo problema alla costola, che è un problema traumatico, un problema che nasce da contrasti di gioco, cioè non è un problema imputabile a chi, Certo, a certo. Giuntoli o a Motta. E quindi due titolari, due di quelli che dovevano essere titolari indiscutibili, uno dei quali quasi centro di gravità permanente della squadra, miglior mezzala del campionato italiano degli ultimi 3 anni, con Meinas allo stato attuale praticamente inutilizzato. Nico Gonzalez, acquisto sul quale io ho sempre dissentito, anche per i suoi trascorsi clinici. Anche lui ha dato, siamo vicini al nulla in termini di suo contributo. Il mistero buffo è Douglas Luiz, perché è lui che avrebbe dovuto essere il play basso di questa squadra, capace di governarla e farla ripartire velocemente. Perché dobbiamo dircelo, se continuiamo, cioè una squadra che abbia in Locatelli il punto focale attraverso cui passa il gioco, non può essere che una squadra mediocre. Non può essere che una squadra mediocre. E nel momento in cui ci stiamo arrangiando con il centrocampo dell'anno scorso, che tutto l'universo mondo aveva individuato come l'anello debole, parto debole della squadra, è evidente che i problemi continuano a persistere. E va poi da sé che io trovo, a volte trovo anche un po' stupido oggi chi rimpiange il tuo contropupillo, Massimo, che nella Fiorentina segna con una certa continuità. Nella Fiorentina, attenzione, la squadra in cui prima era Vlahovic, e quando tutti avrebbero pagato di loro per portarlo via da Torino, perché arrivava da una stagione con 0,0 gol ufficiali, e sono tra l'altro gli stessi che si stracciavano le vesti per le cessioni di Chiesa e di Sulè, Sì, che che non non mi mi pare sembra che stiano brillando siano messi in esattamente. corsa per il prossimo pallone d'oro. Per cui diciamo che non ci ha detto bene sin da subito, perché Motta ha iniziato la preparazione più o meno con la next gen e qualche giocatore, con gran parte dell'organico fuori squadra per inodore di cessione. Non dimenticando che gli elementi che quest'anno sono passati dalla next gen alla prima squadra sono sensibilmente, molto sensibilmente, di livello più basso rispetto a quelli della infornata precedente, che già non erano fenomeni. Comunque dico agli amici, se avete voglia anche di mandarci video brevi, fatelo, perché WhatsApp regge anche i video, quindi noi li mettiamo tranquillamente, no? Allora, sentiamo ancora un vocale. Ciao Max, ciao Ezio, sono sempre io Sì. Marco. Volevo solo puntualizzare una cosa, che è da un po' che volevo dirla, ma si parla solo di mercato. Quando il mercato è a gennaio, noi da adesso in poi, fino a gennaio, dobbiamo fare più punti possibile. Pensare adesso al mercato mi sembra una cosa fuori dalla portata nostra, cioè qua più punti fai e poi eventualmente fai a gennaio. È inutile che si parla di quello, di quell'altro ancora, tanto non si fa niente adesso, è inutile. Quindi bisogna andare dritti dritti sul campo, essere concentrati e vincere, fare più punti possibili, anche perché a gennaio non mi voglio trovare a meno 30 dalla prima, non ci sto proprio io, ragazzi, il discorso è questo.
Ok, era solo questo No, ci quello che volevo mancherebbe. puntualizzare. Ma Scusate di vero nuovo, tutto, eh. ma Ciao Max, ciao ciao, Ezio. prego Ezio. No, dico vero tutto, ma perché pensiamo, c'è qualcuno che pensa che alla Juventus non vogliano fare più punti possibile, che giochino solo perché bisogna onorare l'impegno, ma se potessero ne farebbero volentieri a meno. E nel momento in cui giocano, non giochino per vincere, mi sembra veramente paradossale. Anche perché, ehi, a bilancio, ed è stato detto recentissimamente, a bilancio c'è la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, c'è anche l'approdo agli ottavi di finale della UEFA Champions League, e quelli sono soldoni che ballano e che la Juventus non può Di permettersi perdere. di non prendere. Di conseguenza, io credo che ho sospetto che lo sappiano anche loro, che devono fare più punti possibili. Pensa un po' te. Ezio, però rispondimi su Cobainers, perché alla fine se questo non dimostra qualcosa, probabilmente qualcuno non l'ha visto bene, eh. E con me, guarda, che sia stato pagato una assoluta esagerazione rispetto al suo valore oggettivo, questo l'abbiamo detto sempre. L'abbiamo detto e ripetuto, alla noia. Beh, in questo momento non possiamo nemmeno bocciarlo, cioè, No, ma è perché manca, forza, cioè, sì. praticamente le sue apparizioni sono state con il contagocce. Adesso vedremo nel momento in cui sarà impiegato con continuità che tipo di apporto sostanziale riuscirà a dare a questa squadra, partendo dal presupposto che non è un fuoriclasse. È un ottimo giocatore, perlomeno ottimo a livello di Banana League, perché se ricordo bene non mi pare che in Europa League l'anno scorso abbia fatto sfracelli, anche se bisogna dire che chi fa sfracelli in Europa League lascia il tempo che trova, perché noi prendemmo Kostic, miglior giocatore dell'Europa League precedente, Non e visto, sappiamo che giocatore è Kostic. Quindi adesso sta con eh. Mendes nel momento in cui la salute lo sorregge, far vedere che la Juventus ha fatto bene a insistere su di lui. Poi, come dicevo ad inizio video, non tutti i grandi giocatori, ma nemmeno tutti gli ottimi giocatori sono giocatori da Juventus. Ci sono Certo, magari certo. giocatori che alla Juventus sono solo buoni, ottimi, e altrove magari sono grandi, e viceversa, Massimo. Questo è il calcio. Allora, mettete i like per cortesia, sono ancora pochi, così il video va in giro. Ancora 5 minuti, però vi Chiudiamo a chiedo. 15, chiudiamo a 15. Sì, esatto. Vi voglio chiedere, chiudiamo a 15:10, insomma, perché sono tre quarti d'ora giusti, siamo partiti un po' prima. Fateci un pronostico per stasera, visto che tu, Ezio, il tuo, o lo vuoi lasciare al fondo? Prima voglio No, guarda, io leggere. te lo dico, questa sera, anzi questo tardo pomeriggio, perderemo 1-1. Hai detto bene. Dopo le 20 o 20:30, non so se sarà ancora un buon sabato, lo spero ardentemente. Comunque, la sensazione che io provo è che la Juventus da 5 anni, compreso quest'ultimo, non mi dà più la certezza che mi davano altre Juventus. Cioè, non ho più la sicurezza che la Juventus comunque o col singolo o di squadra se la porti a casa, non ce l'ho più, non ho più dentro di me quel sentore, quella sorta di certezza che mi dava la Juve, no, non ce l'ho più, Ciao, da 5 anni sono tanti. un po' Ciao. di tranquillità, ciao Gisram. Allora, Io credo una cosa, prego, Massimo. leggo un po' di pronostici, poi facciamo la chioda. Xipi dice 1-3, Christian 2-1 Juve, la Juventus vincerà, l'amico Fabio non fa pronostici precisi. Simone, forse è il caso di cambiare modulo per evitare che Vlahovic giochi sempre spalle alla porta. Maurizio, vinciamo 1-3.
Pareggio sconfitta, Antonio 2-9, Alessandro siete tanti, grazie perché insomma Santo dice 2-3, ancora Mauro Botta dice perché non provare un 4-4-2 con il Diz come seconda punta? Eh beh, questa sarebbe una bella soluzione, ma evidentemente da quell'orecchio lì non ci sente. Prego Ezio, poi abbiamo... chiudiamo e ci rivediamo più Sì, guarda, tardi. io in chiusura voglio dirti che secondo me Tiago Motta dovrebbe dare retta al consiglio del nostro amico Carlo Nesti. Carlo Nesti dice e scrive che sarebbe assai commendevole se l'allenatore spiegasse il perché di certe sue scelte anziché trincerarsi nel monosillabismo, in un certo tipo di riserbo, a maggior ragione nel momento in cui le cose, in cui le vele sono abbastanza sgonfie. Anche perché questo suo ermetismo autorizza il passaggio di una autorizza una realtà distorta, quella in forza della quale Tiago Motta viene accusato di voler fare il fenomeno, di essere arrogante, di essere superbo, di essere presuntuoso, ma questo avviene quasi naturalmente, perché non solo nel calcio, ma anche nella vita, l'uomo comune quando non capisce. Quando non capisce o non arriva a capire determinate cose, evidentemente si scaglia immediatamente contro chi invece dovrebbe farsi capire. E quindi secondo me Thiago Motta dovrebbe migliorare anche in questo. È un allenatore giovane a certi livelli. Così come per i calciatori, penso che gli si debbano perdonare anche all'allenatore giovane certi errori, tra virgolette, di gioventù. Amici, vi ringraziamo, ci troviamo se avete piacere più tardi, dalle 18 e 18, no, 18 e 45, 45, 18 e esattamente. 45. Grazie a tutti e ci rivediamo con questo appuntamento sabato prossimo con il detto tra noi botta e risposta, però le live stasera, quindi non mancate, grazie Ezio. Oh, grazie a te Massimo, un grazie a tutti per la compagnia, per esserci stati, per il gradimento, per l'apprezzamento, per i like. Per tutto. Mi raccomando, ci vediamo tutti più tardi, ci sarà ovviamente anche Lorenzo Bulgarelli per raccontarvi la partita a modo nostro. Dopo.